visto mai il canale La Nemesi della Ibris? E perché? Meglio di qualcosa? Oh, sì che è meglio di qualcosa. È meglio della droga, è meglio dell'eroina, è meglio delle canne, della coca, del crack, del fix, del joint, dello shit, dello shoot, dello sniff, del pet, della marijuana, della cannabis, è meglio del pegote, della colla, dell'acido, dell'LSD, dell'estasi, meglio del sesso, meglio del pompino. Gabriele, dovrete manovrare le vele come marinai d'acqua dolce, finché non darò il segnale di sventare le vele. Questo ci porterà a un arresto quasi completo. Squadra ai cannoni, io sono pronto a tutto. In ogni momento, che sia merito o demerito, quest'ora è difficile da me. Ascoltate. Gli schiavisti e i loro eserciti di dormienti inconsapevoli hanno gli occhi puntati su di noi, che ci definiscono con il dispregiativo di complottisti. Che cos'è che ci fa svegliare incazzati e indolenti? Perché usciamo di casa con tutta questa rabbia in corpo, cinici e disillusi, ci guardiamo in cagnesco, poi riprendiamo a volteggiare frenetici sulla ruota come criceti in gabbia? Ma non ce l'ha ordinato il dottore. Avete mai pensato di essere gli autori della vostra infelicità? Ragazzi, è l'olocausto delle menti, delle vostre menti. Rammendatevi le ali, fratelli, preparatevi. Luigi, il pinguino, sta tornando a prendervi. Passaparola. Ricordate quando vi dico spesso che in esoterismo una cosa è, ma allo stesso tempo non è? Questo perché il ragionamento moderno va a due tempi, il sì e il no, il positivo e il negativo. La conoscenza e l'intelligenza moderne si basano su questo funzionamento binario, giusto, falso, aperto, chiuso, vivo, morto, liquido, solido. Vi racconto una storia stasera, fate molta attenzione. Una storia che, come tutte le storie, deve avere prima un chi, un dove, un come, un quando e un perché. Good morning, Gotham. Questo video lo dedichiamo ai folli, agli anticonformisti, ai ribelli.